Bologna alla Parmigiani è offerto da... Realizza i tuoi progetti senza stress. Alla burocrazia ci pensiamo noi. Confcommercio Ascom Bologna ti segue in tutte le pratiche da presentare ai diversi enti di riferimento. Contatta per ogni chiarimento i nostri consulenti allo 051 6487 591. Email federazioni@ascom.bo.it. Anche questa trasmissione non poteva esimersi dall'essere coinvolta dal delirio sensuale, sensoriale e mistico di una città intera, perché il Bologna torna 60 anni dopo in Champions League e infine uscimmo a rivedere le stelle, quelle della Champions, e infine uscimmo a rivedere le stelle, l'ultimo verso del 34esimo canto dell'Inferno della Divina Commedia. Si esce dunque dall'Inferno. Perché citiamo la Divina Commedia? Perché il parallelismo, la simbiosi quasi di questa puntata sarà tra le vicende del Bologna, le memorie personali del sottoscritto e appunto il più grande poema della letteratura occidentale, che è la Divina Commedia. Allora, prendiamo dalla nostra biblioteca virtuale, eccolo qua, la Divina Commedia, il canto però del Purgatorio, questa improbabile invenzione di collocazione delle anime della teologia medievale, perché correva l'anno 1978, 15 ottobre, il sottoscritto veniva iniziato ai sacri misteri del tifo calcistico rossoblù, palesandosi in carne ed ossa, allora più ossa che carne, oggi le proporzioni si sono ribaltate, al Dallara, Bologna-Vicenza, 5-2, iniziato da mio fratello più grande e mio papà, storici tifosi del Bologna. Un'annata terrificante, quella fu l'ultima, l'unica, diciamo, partita frizzante, dicevamo Bologna-Vicenza 5-2, 3 gol di Vincenzi, 2 gol di Bordon, era il Vicenza che poi retrocesse quell'anno lì, di Pablito Rossi, l'anno prima, 77-78 arrivò secondo. Da allora il Bologna, che si salvò l'ultima giornata, Bologna-Perugia 2-2, un biscottone indescrivibile con un rigore mezzo regalato che ci diede il 2-2, il Bologna si classificò allora con 24 punti, penultimo, assieme però ad Atalanta e Vicenza, che retrocessero per effetto appunto della differenza reti. Da quel giorno io vidi per la prima volta una partita de visual dall'area, iniziò questo calvario tra il Purgatorio e l'Inferno per il Bologna, con qualche raro affaccio sul Paradiso fino ad oggi. Torniamo dunque all'attualità, vediamo l'urlo di liberazione di alcuni giocatori simbolo del Bologna. Non so se avete capito, ma siamo in Champions League! Champions League! Champions League! Ecco, dopo Luca Pinkel ha recuperato il microfono che basta, ha basta, lanciato per terra Joshua Zirkzee. Dalla regia più mi fanno inequivocabili segnali, andiamo verso la fine. Mi sono scordato di dirvi però perché abbiamo preso la Divina Commedia, il Purgatorio, perché quel 78, 15 ottobre, io mi presentai allo stadio con una borsina, mi fermò lo steward e mi disse: cosa contiene, bel tomo, questa borsina? E dentro c'era, io dissi, Stadio, Corriere dello Sport e la Divina Commedia, Canto del Purgatorio, perché allora Giovin Scapestrato stava studiando il Purgatorio. Andiamo verso la fine, quest'anno dunque il Bologna affronterà delle grandissime squadre, ci sono tutti i presupposti per abbandonare Purgatorio e Inferno e affacciarsi solo sul Paradiso, grandi squadre, dicevamo, alcune, molte delle quali saranno anche più forti del Bologna, molto più forti. Allora noi chiudiamo con una frase dell'indimenticabile Nereo Rocco, che alla vigilia di un Juventus Padova 1956, a un giornalista torinese che gli disse che vinca il migliore, Nereo Rocco replicò: ciò speremo de no. Ci fermiamo, a mercoledì prossimo. Bologna alla Parmigiani è stato offerto da...
Realizza i tuoi progetti senza stress. Alla burocrazia ci pensiamo noi. Confcommercio Ascom Bologna ti segue in tutte le pratiche da presentare ai diversi enti di riferimento. Contatta per ogni chiarimento i nostri consulenti allo 051 6487 591. Email federazioni@ascom.bo.it.